Avete bisogno di crediti? Vi siete scocciati di dover scegliere tra Padoin e Zappacosta e vorreste scegliere tra Ronaldo e Messi per la vostra squadra su Ultimate Team? IG Vault è il sito che va per voi e con il codice FootItaliaChannel avrete anche un 6% di sconto. Link in descrizione. Bentornati ragazzi, qua è Leo di FootItaliaChannel e siamo qui con un nuovo squad video di 6 minuti. Siamo qui finalmente con il nostro primo Team of the Year, ovvero Modric Doty, la sua versione 93. Forse uno dei più immeritati Team of the Year di quest'anno, ma a noi che ci frega, ha delle statistiche spaventose: 83 di velocità, 83 tiro, 95 dribbling, 91 passaggio, 78 difesa, 75 di fisico, pagato 550 circa 1000 crediti. L'ho già provato per una partita, ma ha fatto 3 gol, ha fatto 3 gol spettacolari, quindi che dire, non vedo l'ora di provarlo ancora. Come sempre lo dovremo accoppiare a un altro giocatore random sul mercato degli esperimenti, andremo a prendere il settimo della settima pagina. Vediamo un po' chi è, mettendo il range di prezzo tra 10.000 e 250, perché se no mi vengono tutti quelli messi a 10.000, bronzoni, schifi, eccetera, fino a 30.000 di massimo compra ora. Quindi andiamo a vedere un po': prima pagina, seconda pagina, terza pagina, quarta pagina, quinta pagina, sesta pagina, settima pagina. Il settimo giocatore non è Llorente, man of the match, ma è Lacazette. Ok, abbiamo i nostri due giocatori, quindi andiamo a randomizzare il modulo 3, 2, 1, 4, 1, 2, 1, 2, quello normale. Naturalmente giocheremo con Modric come trequartista, perché deve essere il più avanti possibile, e Lacazette come una delle due punte. Non ho bene un'idea su dove andare a parare per questa formazione, però facciamo partire il tempo adesso. Ok, partito il tempo. Ok, una scelta logica sarebbe mettere qui Benzema, sì, assolutamente, più che logico, visto che si collega sia a Modric che alla Lacazette. Quindi cerchiamo Benzema, naturalmente è la sua versione normale, non vogliamo esagerare. Tra l'altro so bene che è uno degli attaccanti più forti di questo gioco, quindi perché no. Poi, allora, Benzema ha già posto, Lacazette ha bisogno di un collegamento, e visto che ho Ben Arfa nel club, perché non mettere Ben Arfa? Però se metto Ben Arfa, Modric ha bisogno sicuramente di un altro collegamento forte, quindi sarà bene andare a prendere un altro giocatore del Real Madrid, che in questo caso sarà Eze Rodriguez, uno dei giocatori più buggati di questo FIFA. Lo è da un paio di FIFA, quindi ci sta benissimo. Eze Rodriguez va a fare l'esterno sinistro, abbiamo tre giocatori del Real Madrid, anche basta. Adesso andremo a prenderci un giocatore croato come centrocampista difensivo centrale per fare intesa con Modric. Quindi Croescia, eccola qua. Vediamo un po', come CDC non ce ne abbiamo tanto forte, l'unico è Badeli della Fiorentina, però vediamo se trovo qualcosa di meglio, magari come CC, che non sia Kovacic naturalmente, nemmeno Rakitic. Brozovic, la sua versione a pata, non sarebbe male, non sarebbe proprio male Brozovic, sì, dai, mi piace più Brozovic che Badeli, quindi andremo a prendere lui. Che rendimento ha? Alto normale però, se no altri che abbiamo detto, vediamo un po' se ce ne sono degli altri. No, perché bronzo? Qualsiasi. Se no non ce n'è molti altri, maledetta Croazia. Jajalo ha normale, però Jajalo fa abbastanza cagare, mentre Badeli ha normale, babbo. Andiamo a prenderci Badeli, dai, Brozovic non fa proprio per quel ruolo. Adesso abbiamo bisogno di due collegamenti forti per Badeli. Chissà dove andrà a parare questa formazione. Guardiamo un po', difensore centrale. Che palle, dobbiamo andare a prenderci due giocatori della Fiorentina, ma veramente? Non ci sono altri modi. Non ci sono veramente altri modi. Vabbè, andiamo a prenderci altri due giocatori della Fiorentina. Mi dispiace perché non è... Però devo fare per forza così. Volevo farla un pochino più inventiva come squadra.
Vediamo se riusciamo a prenderci la versione IF di Gonzalo Rodriguez. E poi c'è anche la versione transfer di Benaloan. Oppure Astori. Ma io prenderei Astori. Sì, sembra più forte. Perché l'ho messo entrambi nella stessa posizione? Non lo so. Vediamo un po'. Sono destri entrambi. No, Astori è a sinistra, quindi andrà a sinistra. Ok. Bene. Benarfa ha bisogno di un altro collegamento forte, quindi chissà cosa andrò a prendere. Che bella squadra. Potremmo prendere Debussy transfer o la versione IF di Jallet. Beh, hanno praticamente quasi le stesse statistiche. E Debussy ha anche una skill in più, quindi io prenderei proprio Debussy. Mi ispira di più Debussy. Quindi Debussy a sinistra. E ci prendiamo uno spagnolo. Cioè potremmo prendersi, ci sì, Alonso, però che palle, tutta Fiorentina poi. Non voglio fare tutta Fiorentina. Possiamo prenderci o un italiano della Serie A. No, vediamo cosa abbiamo a metterci in sinistro. Bene, la migliore scelta sarebbe Pasquale, no, Antonelli. Quindi o Antonelli o De Sciglio. Oppure andiamo nella Liga Viva. E vediamo un po' che possiamo prenderci. O Alba. Direi Alba. O Gaia. Ah, no, questo è l'IF. No, Gaia IF, no. Andrei a prendermi Alba, sì. Mi dovrebbero bastare i crediti. E poi in porta qualsiasi della Serie A. Quindi Andanovic, questo appato. Sì, dai, Andanovic ci sta. Quindi ci sono rimasti 30 secondi. Vediamo un po' l'intesa. Tutti 9 a parte Benarfa 8, ma perché è come alla destra. Quindi la squadra è finita, andate in pace, ci vediamo con la squadra completata. Ed eccoci qua con la squadra completata, sembra un'ottima squadra, soprattutto per la coppia d'attacco Benzema, la casetta veramente forte, e poi c'è quel Modric Stoti che farebbe diventare stupenda qualsiasi squadra. Mi dispiace per la poca originalità, perché comunque sono stato costretto a fare alcune scelte. Abbiamo Ligue 1, abbiamo Serie A, abbiamo la Liga. Abbiamo abbastanza nazionalità, abbiamo francese, croata, spagnola, italiana, argentina e slovena. E siamo pronti per la nostra partita singola online. Ecco qua il nostro avversario, lo stemma del Napoli e la maglia della Juve. Pare un po' indeciso questo ragazzo. Leo, tra l'altro, si chiama, e ha una belga. Attenzione che mi ha già segnato da questa posizione Modric. Ci vuole riprovare Modric. Oddio, quasi gol. Buono lì per Benzema. Karim. Karim the Dream. Benzema. Golazzo al 13° di Karim. Pallo gol da una buona distanza. Saranno stati 20-25 metri. Grande botta di Benzema. Ed è 1-0 per Benzema. Per Modric. Modric con la botta! Luca! Modric al 17° segna anche lui, 2-0. È sempre gol, ragazzi, tirate da fuori, da dentro, da dove vi pare. Modric la mette sempre, è incredibile. Attenzione qui, c'è troppo spazio, ma c'è la chiusura. La ripartenza. Ma finisce qua il primo tempo, 2-0. Gran bel gol per Modric e per Benzema. E andiamo con il secondo tempo. No, oddio, com'è entrata questa. 10.000 rimpalli, e va bene, 3-1. Buono Benzema. Serve Modric, che è in posizione impossibile. Ancora, incredibile, 3-1. Ancora Modric, ma era posizionato malissimo con il corpo. E ha fatto gol, cioè guardate. Era girato verso la bandierina, tirato dall'altro lato. Vabbè, che vi devo dire, è un giocatore perfetto. Ancora palla per Modric. Esce il portiere Luca. Modric, tripletta al 66°. Il pallonetto, il tiro sbilanciato, il tiro da fuori. E vabbè, ma che vi devo dire, che vi devo dire. Dai Gonzalo, puoi chiudere. Invece no, chiude Astori.
incredibile. Dai, l'H per Modric. Modric supera un avversario, ne supera due. Passa la palla all'H, ancora per Modric. Modric con il piazzato! Ancora Modric, poker per lui. 5-1 al 79esimo. E finisce qua la partita. Purtroppo non ha fatto il quinto col Modric, ma che vi devo dire, ne ha fatti 4. Uno anche per Benzema, ma sicuramente la stella di questa squadra era, come da aspettarsi, Modric, team of the year. E adesso ci rivediamo con la player review. Ok, partiamo dalla squadra in generale. Squadra veramente forte. L'unico difetto probabilmente è questo Badeli, che non l'ho visto nel gioco, eppure come centrocampista difensivo centrale dovrebbe essere più nel gioco, dovrebbe guadagnare più palle, giocare più palloni. In realtà le palle guadagnate erano o dei difensori o dei terzini o da Modric, e i palloni li giocava tutti Modric per i due d'attacco oppure per i due esterni. Anche se Benzema, vi giuro, non l'ho utilizzato in questa partita, veramente non l'ho visto molto di più nel gioco Kaiser Rodriguez, che mi è piaciuto. La casetta Benzema è un'ottima coppia d'attacco, sicuramente Benzema ha un capellino più forte. Ma passiamo direttamente al nostro giocatore d'eccellenza, Modric, team of the year. È il giocatore più forte che abbia provato in questo FIFA fino adesso. Giustamente dite, è un 93, è un team of the year, grazie al cazzo che è forte. Però non sempre è così, non sempre è così su FIFA. Non sempre le carte di overall così alto sono incredibilmente forti. Questo lo è. Quindi per Luchino Modric io do un 9,9. Lascio il 10 solo probabilmente per Messi Team of the Year, che potrebbe essere la carta più forte. Comunque per una carta che deve essere eccezionale, però già questa lo è. Quindi 9,9 per questo giocatore. Invito a commentare con chi volete vedere nei prossimi episodi. Può essere di nuovo un Team of the Year, può essere una carta if di questa settimana, della prossima, di quella precedente, di quella che vi pare. Io spero che questo video vi sia piaciuto. Invito a lasciare un like, iscrivervi al canale se l'avete fatto. E vi ricordo come sempre, be yourself, stay ignorant.